Una prestazione positiva per la Baldaccio Bruni, che ha diviso la posta con il Porta Romana, formazione seconda in classifica. Ai punti forse la squadra di mister Benedetti avrebbe meritato qualcosa in più. La Baldaccio Bruni ha collezionato il sesto pareggio stagionale ed è tornata a fare punti in casa dopo le due sconfitte consecutive con Sestese e Fortis Juventus. La cronaca: al terzo subito il gol del vantaggio della formazione ospite, la rete realizzata da Pecchioli che capitalizza un cross proveniente dalla sinistra, deviazione vincente, nulla da fare per Giovagnoli, ma non passano tre minuti che c'è il pareggio, un pareggio strano che matura con una autorete di Trapassi. Il difensore centrale del Porta Romana non si intende con il proprio portiere e nel tentativo di servirlo lo scavalca con un colpo di testa all'indietro. Al quindicesimo Rufini di testa sul traversone di Quadroni indirizza la sfera nella direzione giusta ma non riesce a dare potenza e trova la risposta del portiere Morandi. Al 42esimo clamorosa occasione non sfruttata dalla Baldaccio Bruni, traversone di Bruni che sfugge dalle mani del portiere, arriva sulla palla Quadroni che però da pochi passi a porta vuota calcia sopra la traversa. È l'ultimo squillo della prima parte. La ripresa inizia con gli stessi effettivi dei primi 45 minuti e con la Baldaccio sempre all'attacco. Al secondo pregevole scambio tra Terzi e Quadroni con il potente sinistro del numero 10 che termina sopra la traversa. Al decimo biancoverdi ancora pericolosi da corner, l'incornata di Bruni respinta sulla linea da un giocatore del Porta Romana. Al ventesimo sul fronte opposto un altro colpo di testa del neo entrato Rovai che sale più alto di tutti senza però trovare la porta. Minuto 24, buona opportunità per gli ospiti, il cross di Rovai attraversa l'area piccola senza che nessuno intervenga e dopo il buon momento del Porta Romana nel finale ci riprova ancora la Baldaccio Bruni, ma il risultato non cambierà. 1-1 il risultato finale.